Com'è stato il primo lockdown di marzo? E in quel periodo è successo che siamo rimasti improvvisamente chiusi in casa, specialmente per persone come me che sono abituate diversamente a non starci proprio. Ci siamo trovati in una situazione di forte preoccupazione, ma anche di forte senso di angoscia. Io come volontaria dello SPI, per fortuna, sono riuscita comunque a lavorare da casa, a fare un'attività dello SPI attraverso il telefono, cercando di, oltre a dare appuntamenti, sperando che si riaprisse, a poter dare informazioni e poter parlare con le persone che stavano in difficoltà, che come me del resto erano smarrite e confuse dalla nuova situazione. Cosa chiedevano prevalentemente? Prevalentemente chiedevano informazioni però sulle pratiche, quando avrebbero potuto farle, o chiedevano dove potevano chiedere assistenza perché erano soli, dove potevano rivolgersi, specialmente perché purtroppo le persone sole sono tante, dove potevano rivolgersi per potersi rifornire, per poter anche avere un aiuto economico, perché ci sono anche persone che in quel momento si trovavano in forte difficoltà, che avevano difficoltà a uscire, andare magari anche alla posta a ritirarsi la pensione, insomma. Però già il fatto di poter parlare con qualcuno, sapere di potersi sentire per telefono, credo che sia stato comunque un aiuto, una presenza che non si sono sentiti completamente soli. Ora, se ci dovessero essere nuove restrizioni, come pensi che reagirebbero le persone? Ma in particolare con le donne, se nella prima fase c'era comunque il fatto che perlomeno le persone anziane che avevano dei nipotini avevano l'obiettivo di aiutare i figli tenendo i nipoti, ora questa cosa è molto più complicata perché andando a scuola i bambini, come si sa, è più facile che si infettino e portino infezioni che quindi. Anche i figli, voglio dire, si astengono dal fare intervenire i nonni, quindi secondo me sarebbero più soli e più preoccupati perché comunque la prima parte del lockdown, il risultato della pandemia è stata una strage per gli anziani. Poi io penso sempre agli anziani che stanno dentro le RSA, quello che è successo, il pensiero di andarsene senza avere neanche una persona vicino, oltre alla sofferenza, è una cosa che. Insomma, le persone non meritano dopo una vita di impegno e di lavoro, è una cosa che penso che sia angosciante per tutti immaginarlo. E persone sole poi hanno il problema, oltre a quello della solitudine, che comunque c'è anche quando non c'è il lockdown, perché persone sole che possono muoversi poco da casa, purtroppo noi ne abbiamo tanti qui nel quartiere, soffrono di bisogni sicuramente, i bisogni materiali, la spesa, la farmacia, eccetera, ma soffrono anche il fatto della solitudine, di non poter parlare con nessuno, di non poter comunicare. Io li capisco molto bene perché negli spazi di tempo, nonostante che sia una persona attiva, negli spazi del lockdown in cui restavo da sola in casa, emergono tutti i fantasmi, i ricordi, le paure e quindi sono angoscianti. Però si fa molta fatica anche in tempi normali, figuriamoci con un lockdown.